Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare ancora una volta di Framer e andiamo a vedere come creare un componente in Framer che è l'accordion. Tutti conosciamo che cos'è appunto l'accordion. Vi starete chiedendo perché andare a creare un componente che in realtà esiste già nelle librerie di Framer. Beh, in realtà dal mio punto di vista è importante andare a ricreare questi componenti semplici proprio per diventare più esperti nelle interazioni, per poter poi andare a crearvi dei vostri componenti anche più complessi in futuro. Quindi, che cos'è questo accordion? Beh, l'accordion, tradotto in fisarmonica, è un componente che appunto presenta una grande quantità di testo all'interno di uno spazio molto molto ridotto, e questo viene utilizzato per esempio per le FAQ, quindi le Frequently Asked Question, in molti siti web, proprio perché grazie a quella che viene definita in inglese progressive disclosure, ovvero la rivelazione progressiva, ci permette appunto di mostrare del testo soltanto su richiesta dell'utente. E viene utilizzato per esempio appunto proprio per le FAQ perché, se ci pensate bene, appunto l'utente non ha bisogno di leggersi tutto il contenuto della pagina, ok? Quindi ha bisogno di andare a evidenziare tramite appunto l'header del nostro componente la domanda e cliccare, quindi vedere quale potrebbe essere una potenziale risposta. Quindi, se siete interessati, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like, e that's it, let's get started! Eccoci all'interno di Framer. La prima cosa da fare è andare a creare i vari componentini appunto del nostro accordion, che sono il testo. Quindi andiamo a scrivere appunto questa è la domanda. Ok, andiamo a mettere with fit content, height fit content. Ok. Assieme a questo andiamo a aggiungere un'iconcina appunto dalla nostra libreria Material. Ecco qua, voi scegliete quella che vi pare ovviamente. Mettiamo colore violet e andiamo a cambiare home con add. Eccolo qua. Cambiamo le dimensioni qua al size, mettiamo 24x24. Selezioniamo i due elementi e grazie alla mia Stream Deck, alla mia bella bottoniera, schiaccio button ed ecco qua che abbiamo appunto il nostro stack creato. Anzi, se siete interessati proprio all'action pack della Stream Deck per Framer, potete andare sul mio sito internet www.carlociccarelli.com/marketplace e andare nella sezione Stream Deck, dove troverete appunto proprio la action pack che utilizzo io proprio per Framer. Comunque, tornando al nostro componente, eccolo qua, andiamo a creare una larghezza fissa di 500 pixel. Andiamo a fare che cosa? A cambiare la distribuzione. Mettiamo start e, selezionando il testo all'interno, andiamo a mettere il fill in modo tale che, come vedete, appunto il contenuto della domanda appunto prende tutto lo spazio a disposizione. Ora, questo è l'header del nostro appunto del nostro componente accordion, e andiamo a mettere del padding tutt'intorno, un bel 32. Ora andiamo a mettere anche un fill all'interno e bianco, va bene, un border che mettiamo di colore light violet, che avevo già creato in precedenza, ovviamente, e andiamo a mettere 0 top, 0 right, 1 bottom e 0 left, in modo tale che abbiamo appunto il nostro bordino soltanto al di sotto. Ok, perfetto. Ora dobbiamo creare il contenuto, in realtà, appunto, della nostra risposta, no? Andiamo a creare quindi un box di testo. Andiamo a selezionare, a prendere del contenuto da lorem ipsum. Vediamo un po', eccolo qua, se riesco ad aprirla. New window, eccolo qua, lorem ipsum, lorem ipsum. Perfetto. Andiamo a prendere del testo a caso, per esempio questo.
perfetto, vado a chiudere il tutto e andiamo a fare il paste qua. Andiamo a cambiare lo stile che in realtà avevo già creato, creando appunto, cliccando qui stile, vedete, ho body 2. Ora dobbiamo cambiare la height in fit content in modo tale che appunto il container del nostro testo si ridimensioni in base alla quantità di contenuto, e andiamo a creare uno stack tutto attorno ancora una volta e mettiamo il padding anche ancora una volta 32. Come vedete il contenuto qua ha una larghezza di 500 pixel perché è fissa ed è per questo che appunto non prende in considerazione i padding. Mettiamo anche qua, scusate, fill container, e come vedete ecco qua che tutto si riposiziona in maniera corretta. Prendiamo i due componentini e andiamo a creare che cosa? Uno stack ancora una volta. Togliamo il gap qua nel layout, mettiamo a 0 e mettiamo ancora una volta la distribuzione in start in modo tale che tutto sia incollato al top. Ora andiamo a mettere la height anche qua, fit content, ancora una volta, perché nel momento in cui il contenuto di questo appunto della risposta varia in base appunto alla lunghezza del contenuto, allora varierà proprio appunto la grandezza del nostro componente. Ok, questo è chiamato panel. Abbiamo l'header, il panel, e questo si chiama accordion, che è composto appunto da questi due componenti, l'header e il panel. Ora, una volta che abbiamo questo, andiamo a creare che cosa? Il nostro componente accordion, eccolo qua, creiamo il componente e entriamo nel mondo del componente. Ora da qua in realtà non si vede nulla, cambio, metto in light mode, così almeno si vede qualcosa di meglio, ecco qua, e andiamo a creare le tre varianti, la variante appunto close, quindi chiusa, la variante aperta e la variante hover. Questa la prima la chiamo close e andiamo a selezionare il nostro pannello. E qua nella visibility sotto style, vedete, c'è la visibility qua, se mettiamo no, ecco qua che scompare. Andiamo a creare ora la versione open, andiamo a rinominarla in open, eccolo qua, selezioniamo il nostro pannello, torniamo qua nella visibility, mettiamo yes, ecco qua che abbiamo già le due varianti belle che fatte, e ora andiamo nella sezione over e andiamo a selezionare l'header e andiamo a cambiare un po' di proprietà. Per esempio il fill color lo voglio questa volta light violet e il border avevo fatto un violetto leggermente più scuro. Ora voglio che questo colore in realtà sia esattamente lo stesso che nella versione open per l'header, quindi selezionare appunto l'header, faccio questa volta command option più C per copiare le proprietà e vado qua Command, Option e V per fare il paste delle proprietà. Eccolo, vedete? Mi ha copiato le proprietà in modo tale che non sto a rifarle da capo. Ecco qua, cambio la posizione, quindi giro leggermente l'iconcina più, che diventa appunto una X. E l'ultimo passaggio, molto semplice, dobbiamo andare a collegare appunto la close con l'open e l'open col close. Prendiamo il connettore, eccolo qua, selezionando appunto l'header, mi raccomando non il componente, selezioniamo l'header, trasciniamo il connettore, facciamo la stessa cosa dall'open, quindi selezioniamo l'header e lo portiamo di qua, perfetto, ok? Ora andiamo a vedere un po' come funziona, possiamo cambiare ovviamente la transition, qua possiamo mettere un ease. Andiamo a vedere la preview ed ecco qua la nostra interazione bella che è fatta. Torniamo ora da qua alla home e andiamo a creare un semplice stack di domande e risposte. Quindi andiamo a creare uno stack, ancora una volta, lo cambiamo in stack verticale, selezioniamo l'accordion e facciamo mela D, in base ovviamente a quante domande e risposte vi servono. Se, questo stack lo chiamiamo come question list. Andiamo a togliere ancora una volta il gap qua, che il gap non ci piace,
E niente, andiamo a vedere un po' come funziona, se funziona tutto bene. Quindi, allora, l'over funziona, se ne apro uno, ecco qua, come vedete, l'accordion a funzionare funziona, funziona bene. Ok. Ora torniamo indietro e quello che dobbiamo fare semplicemente è andare a customizzare, ovviamente, domanda e risposta. Come farlo però, dato che questo in realtà è un singolo componente? Ecco, in realtà ci vengono utili che cosa? Le variabili. Ho un video dedicato proprio sulle variabili, che è questo qua, e vi linko appunto il video anche in descrizione, ovviamente, per andare a vedere esattamente variabili, varianti, come vengono gestite appunto all'interno di Framer. Mi raccomando, andate a vederlo se avete bisogno appunto di chiarimenti. Allora, andiamo sull'accordion, andiamo all'interno, facciamo un po' di zoom, eccolo qua. Selezioniamo il testo, questo qua, il testo del componente principale. Come vedete qua, vicino nella sezione testo abbiamo, nel content, abbiamo una piccola più. Significa che cliccandoci sopra possiamo creare una variabile, la variabile di tipo plain text, quindi testo piatto. Qua mettiamo question, ok, questo è il nome del nostro, della nostra variabile. Ora in questa, in quest'altro invece, quindi quella open, selezioniamo il testo e andiamo anche qua a creare una variabile per il contenuto della risposta. Questa volta non è plain text, ma mettiamo un formatted text. E questo lo chiamiamo content. Perfetto. E una volta creato questo, se torniamo alla home e selezioniamo appunto un accordion qualsiasi, vedete che qua sulla destra è comparso che cosa? La question e il content. La question, che è un semplice input field dove possiamo appunto cambiare il contenuto della nostra question, per esempio, che cosa fai oggi? E il contenuto, come cambiarlo? Andiamo a creare edit text, eccolo qua. E qua abbiamo tutto il nostro testo di default. Possiamo appunto andare a troncarlo, possiamo mettere, che ne so, appunto dei bold con mela B, e possiamo andare a mettere io tutto bene, vado in vacanza, magari vado in vacanza. Ora, una volta cambiato il testo, andiamo a vedere come si vede questo in preview. Se io clicco qua, ecco qua che abbiamo tutto, appunto abbiamo il nostro bold, abbiamo il nostro testo e è diverso da domanda a domanda. Quindi cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un componente che ci permette, grazie alle variabili, di customizzare il contenuto di testo. Ovviamente potete creare delle variabili anche sui colori, sulle icone, eccetera, 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 ma se ne volete sapere di più su come funziona, come detto, andate a vedervi il video dedicato sulle varianti e sulle variabili. E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e mi raccomando, andate a vedere appunto l'action pack della Stream Deck sul mio sito internet www.carlociccarelli.com/marketplace. Ciao, ci vediamo al prossimo video.